La Regione ha sostenuto e sostiene le iniziative che riguardano il turismo. Da tanti punti di vista, la ricettività, le strutture alberghiere, le infrastrutture. Voglio ricordare solo tre di queste iniziative. Lombardia Concreta è un programma che consente di mobilitare risorse pari a 100 milioni di euro per il sostegno e il miglioramento qualitativo delle strutture ricettive, delle imprese del turismo, delle imprese della ristorazione, delle imprese del commercio alimentare. Tre mesi fa a dicembre abbiamo approvato il programma di promozione turistica 2014 verso Expo per favorire la partecipazione alle fiere di settore Italia e estero, messi a budget 1 milione di euro per questa finalità. Infine abbiamo sottoscritto con il Comune di Milano un protocollo d'intesa per definire e attuare un programma di sviluppo dell'attrattività commerciale e turistica della città di Milano in vista di Expo 2015. La Regione si prepara a potenziare le strutture ricettive. Ci sono segnali incoraggianti, guardo con ottimismo al futuro. L'ultimo quadrimestre 2013 si è chiuso con più 2,6 di produzione industriale rispetto ai mesi precedenti. E quindi la Lombardia riparte, è già ripartita, in controtendenza rispetto alle altre regioni d'Italia. Occorre però una cosa, che ci sia consentito, ci siano date le risorse per sostenere questa crescita. Lo sviluppo delle attività significa anche lo sviluppo del turismo e significa infrastrutture. Ieri sono stato a Roma per sollecitare il governo a fare quello che deve fare, in particolare un provvedimento che attendiamo da tempo sulla pedemontana, cioè il passaggio al CIPE. Purtroppo per ragioni burocratiche questo è bloccato e temo che l'imminente crisi di governo rallenterà ancora. Questo è un problema serio che però si può facilmente risolvere. Io mi auguro che qualunque sia il governo nei prossimi giorni prenda a cuore questa situazione e ci dia una risposta concreta. Non do per scontato niente. Mi pare però, oggi c'è la direzione del PD, mi pare che le cose siano chiare. Letta è stato sfiduciato dal suo partito e quindi uno non può stare lì. A dispetto dei santi magari, ma a dispetto della propria maggioranza no. Ma chiunque sia, io ho bisogno di voglio un governo che dia risposte concrete, da chiunque sia guidato. E questa delle infrastrutture è un tema strategico per lo sviluppo della Lombardia, per sostenerlo, per Expo e per il turismo, perché se ci sono le strade con troppe code poi il turismo va da un'altra parte. Sono a rischio anche i finanziamenti per Expo, per un eventuale cambio? No, ma questa è una polemica che francamente mi lascia molto sorpreso, questa sulle infrastrutture, sulle opere. Lunedì noi faremo il sottotavolo infrastrutture per vedere, fare il punto della situazione, stiamo monitorando, non è un problema di copertura finanziaria, a parte questo problema burocratico che ho detto, è una questione di cronoprogramma, ma lo stiamo seguendo, li stiamo seguendo con grande attenzione e abbiamo una fortuna nella sfortuna che il 30 di aprile 2015 è una data fissa, non si può andare oltre, quindi dovremo scatenare le nostre migliori energie per fare tutto in tempo utile. Però Roma ci deve dare una mano, non può mettersi di traverso, perché altrimenti diventa un problema. Lombardia è la regione principale, non una delle regioni principali d'Italia, tra le prime d'Europa. Siamo penalizzati da un sistema di riparto della spesa pubblica che ci mette all'ultimo posto tra le regioni italiane nella spesa per abitante e in rapporto al PIL. Sono scelte del governo ovviamente che dobbiamo e vogliamo correggere. Nonostante questo siamo in forte ripresa e voi pensate se un po' di questi pesi potessero essere tolti alle nostre imprese che sviluppo ci sarebbe. E quello che dobbiamo fare adesso è quello di cui ho parlato col Presidente del Consiglio attualmente in carica, e cioè la zona franca o la zona economia speciale, come adesso si chiama, nelle zone di confine col Canton Ticino, per dare un sollievo alle migliaia di imprese che lì soffrono la concorrenza dell'altra parte del confine. Quindi guardo con grande ottimismo perché abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa va fatto
Qualche giorno fa è stata approvata dal Consiglio regionale all'unanimità la nuova legge sull'innovazione e la ricerca, sostegno alle imprese e zone a burocrazia zero. Domani la presenteremo a Pavia in giunta. Sappiamo cosa fare, abbiamo gli strumenti, serve solo una maggiore collaborazione da parte del governo di Roma. Expo deve aiutare, una parte consistente di questi 20 milioni di visitatori previsti deve innamorarsi delle nostre terre e tornare negli anni a seguire. Questo è l'investimento principale. Certo, i 6 mesi va bene, però sono i 6 anni successivi che devono interessare quei milioni di visitatori che verranno, allora avremo vinto la scommessa. Facendo vedere in quei 6 mesi lì quanto è bella la Lombardia, parlo della mia regione naturalmente, qui ci sono bellezze che in nessun altro paese al mondo ci sono. Verranno visitatori che verranno in Europa per la prima volta. Ecco, piuttosto che andare qualunque altra contrada europea, voglio che rimangano qui, vedano i nostri laghi, le nostre montagne, le nostre bellezze artistiche e culturali. Se riusciremo a fargli vedere e a valorizzarle, si innamoreranno sicuramente e torneranno.